Sicuramente io sono molto favorevole al fatto che la proprietà della banda larga sia di tipo pubblico, con una grossa accortezza. La problematica è legata alla manutenzione e all'evoluzione della rete. Quindi le due condizioni sono sostanzialmente che da quel fee da cui l'ente pubblico riceverà del denaro in funzione dei servizi che viaggeranno sulla banda larga, a quel fine noi dobbiamo essere certi che venga investito correttamente per far evolvere la rete. Ma noi stiamo facendo questa esperienza, abbiamo fatto un bando pubblico per individuare gli operatori economici disponibili a utilizzare le infrastrutture esistenti. Io credo che le pubbliche amministrazioni debbano, come peraltro si intravede nell'attuale ordinamento, mettere a disposizione le infrastrutture. Cosa significa? Che noi negli ultimi anni abbiamo sviluppato un'importante rete di teleriscaldamento, abbiamo inserito dei corrugati, quindi delle canalizzazioni che possono essere rese disponibili e lo facciamo nei confronti degli operatori che vorranno posare fibra. È evidente che questo tipo di ragionamento che fa sì che la pubblica amministrazione metta a disposizione del proprio patrimonio deve essere in qualche modo rimborsato, non tanto attraverso dei canoni, ma attraverso servizi, opportunità e io credo l'apertura di un mercato nelle nostre comunità. Ma io sono il sindaco di Fossano. Fossano fa parte di un'unione di comuni e con loro, come unione di comuni, abbiamo già anni fa costruito, grazie a Topix, alla regione, una connessione con le fibre ottiche che tra l'altro passano nelle nostre vicinanze e attraverso questa connessione poi un'antenna che permette di irradiare in modo appunto wireless questa connettività. Il pubblico in primo luogo deve intervenire per supplire dove il mercato non funziona e in più deve intervenire invece in quei contesti di apertura ed aumento della domanda e quindi della capacità dei cittadini di utilizzare questo tipo di nuove tecnologie. In Emilia-Romagna we started 10 years ago with developing a broadband network for the public administration, which is run by an in-house company, Lepida, which is the company I work for. So the investment we made 10 years ago was to make sure that all our public administration, irrespective of where they are, whether in a mountain area, rural area or main city centers, had the opportunity to be connected broadband to the internet, and the network is now an NGN network. Now, we are making sure that this investment we did at the beginning of the 2000 is now an asset for the development of broadband for the territory on the whole. So we are making sure that our asset is used also in favor of reaching areas in digital divide, for instance. Stimolare la domanda significa appunto, a mio avviso, introdurre come acceleratore del mercato proprio questo scambio. Da un lato ti lascio utilizzare gratuitamente le mie infrastrutture, dall'altro l'operatore di telecomunicazione mette a disposizione di quella comunità dei primi servizi che possono in qualche misura rendere evidente l'utilità della nuova infrastruttura. Beh, intanto ci sono gli operatori che ovviamente hanno tutto l'interesse di fornire e di incentivare la fornitura di banda larga alla rete di aziende del territorio. Per esempio consentendo a questi soggetti di utilizzare quelli che vengono chiamati i servizi di la nuvola, no? Quindi cloud computing, oppure anche tutto quello che è l'interazione con la pubblica amministrazione o con il mondo dei professionisti. Il discorso invece dei privati investe due sfere, fornire servizi e quelli che sono i compiti propri della pubblica amministrazione, pensiamo da partire dall'anagrafe in avanti, direttamente online. L'altro tema invece è quello collegato a più allo svago, quindi quello che può essere uno svago anche formativo, pensiamo per esempio a tutto il mondo della scuola e così via. Infine c'è questo tema che investe sempre di più i nostri territori, che è quello della terza età. Una buona risposta potrebbe arrivare dai giovani, perché abbiamo come luogo centrale la biblioteca ha 30.000 iscritti.
e quindi vorremmo partire da lì, vorremmo partire da un luogo fisico e cominciare a capire almeno su quel settore specifico come ci si muove. È un settore però più sensibile. In a way, our users are captive users because this is a network, a private network for the public administration. But we made sure that our colleagues, we have 350 municipalities more or less, understood what having a broadband network meant. So we did loads of activities in terms of diffusing information on what it is and what you can do. Nowadays you don't need to do that anymore towards public administration. The regional government is working a lot towards citizens in terms of digital literacy, because if you don't understand what the network is for, then you don't actually feel the need for broadband, okay? And we're working in this respect also towards enterprises, because the level of uptake, for instance, in enterprises in Emilia-Romagna is not particularly brilliant. So we need to work to make sure that people understand what the broadband is for and then develop it. Ma io credo che l'unico modo vero per poter stimolare una richiesta sia quella di offrire dei servizi sicuramente utili al cittadino, perché credo che al di là dell'attività che può essere girata sulle aziende, il vero goal sarà quello di poter arrivare a un'alta percentuale di cittadini presso la propria abitazione, e questo è l'unico sistema per poter accedere a questa fascia di popolazione, quello di offrire dei servizi. Certainly for enterprises in our region, which is a highly industrialized region and is used to be an actor in the globalization situation, if you have a broadband, you are able to govern also companies you have outside Emilia-Romagna, outside Italy, but in Asia or in Eastern Europe. So this is the main advantage I'm sure that our companies feel. You know, because you can govern, you can share production, you can share design and everything else. For citizens, certainly, is broadband makes them able to access services they now they start feeling that they need, like e-learning, long-distance education, and also everything which is connected to welfare and care, particularly for the elderly, because our is a region where the percentage of people over 65 is high. Nel campo della sanità noi nel 1995 abbiamo realizzato un progetto che trasferiva, una teleconsulenza, che trasferiva da ospedale a ospedale pacchi di informazioni e di immagini diagnostiche. È ovvio che nel corso degli anni la velocità è aumentata, ma sono aumentate anche le immagini che vengono prodotte oggi dalle diagnostiche. Se io queste immagini devo veicolarle al medico di base o al cittadino stesso, è chiaro che ho bisogno di una grossa connettività. Questo lo posso fare esclusivamente con qualcosa di più veloce. Però fondamentalmente ho fatto un esempio per dire che esistono tantissime cose per cui la velocità è fondamentale. Quindi non è tanto il 30 mega direttamente nell'unico punto dove magari ci può essere il servizio specifico fondamentale che necessita di quella banda, ma più che altro per poter avere una capillare divisione di questa banda su più utenti. Noi abbiamo una serie di trasformazioni territoriali, intanto noi abbiamo dichiarato che le nuove abitazioni saranno native web, cioè pensiamo di dover realizzare residenze che siano poi di social housing piuttosto che di case di lusso, non importa, ma in tutti i casi con non solo la predisposizione, il servizio in casa. Nessuno oggi entrerebbe mai in una casa senza avere la corrente elettrica. Io credo che ormai sia maturo la possibilità di avere l'accesso alla rete nella propria abitazione in origine. Grazie a questa connessione in banda larga con il wireless, noi abbiamo una rete, per esempio, di videosorveglianza molto ampia. Ma stiamo mettendo assieme anche proprio la connettività dei singoli comuni, delle attività dei singoli comuni. La polizia locale funziona anche grazie a questo collegamento. Secondo me uno potrebbe essere quello dell'educazione, perché ad esempio
un problema molto grave, quello della mobilità, soprattutto dei disabili, e effettivamente poter pensare ai nostri bambini, ai nostri disabili, che possono seguire la stessa lezione da casa, quello ad esempio è una buona prospettiva. Abbiamo quindi, come dire, costruito in primo luogo una sorta di grande autostrada che collega Torino con Ivrea e la zona circostante, e Torino con Pineolo, con una serie di sbracci che sono andati, rispetto anche a quello che mi chiedeva, soprattutto indirizzati al tema delle attività produttive. Un passo in più che vogliamo fare, e partiremo col Canavese, con un'iniziativa che avvieremo a breve con il Comune di Ivrea, investendo quasi 500.000 euro, è quella di amplificare questa rete che è stata costruita, che evidentemente ha più la caratteristica di una dorsale, e in questo caso concentrarci maggiormente sul tema della pubblica amministrazione, quindi di tutti i servizi che la pubblica amministrazione può fornire ai cittadini, a partire appunto da quelli collegati alla salute e alla videosorveglianza, alla sicurezza. Questo progetto lo avvieremo a breve, entro fine anno, e tendenzialmente sarà una ramificazione di questa infrastruttura che abbiamo costruito con i patti territoriali.